Alberto Beccali, presidente dell'ex Ferrari Club Maranello. Come ho conosciuto Giulio Borsari? Tanto lo conoscevamo di fama perché lui negli anni 70 e ancora prima era già un campione, un tecnico, un meccanico puro, perché e poi è stato anche il grande capomacchina del grande Clay Ragazzoni. Dico grande perché Clay Ragazzoni era fantastico oltre che essere un amico. E abbiamo avuto questo grandissimo onore di conoscerlo e tutti quanti noi. In particolare, poi quando abbiamo fondato il nostro club nel 1983, lui ha fatto parte subito di questo nostro club. Era una persona che ci ha dato una mano, ci ha aiutato in tutto, quando si proponeva cose importanti lui c'era e abbiamo fatto crescere insieme a tutti i nostri soci, insieme a lui e insieme a altri amici meccanici di Formula 1 abbiamo fatto crescere il Ferrari Club Maranello. Il Ferrari Club Maranello poi nell'88 i meccanici veterani di Formula 1 hanno fondato il loro club. Un club che quest'anno avrebbe compiuto 25 anni e Giulio Borsari ne era fantasticamente il presidente. Una persona fantastica. Io ringrazio Giulio per avermi permesso di essergli amico. Grazie Giulio, grazie di essere esistito. Grazie di nuovo e ciao Giulio. Scaramelli Paolino, come vedete nella mia macchina, questa dico la mia macchina perché questo io ero capo macchina di Gilles Villeneuve. Ho avuto tante gioie e tante soddisfazioni, ma ho avuto anche tanto dolore di questo risultato con questo uomo. Parlando di Giulio Borsari, che è stato il mio maestro, perché io sono nato con lui, io in Formula 1 è stato lui il primo capo macchina di Clay Regazzoni e io ero nella sua squadra. Un uomo che mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato non solo a lavorare sulla macchina, ma anche il modo di vivere nella squadra, il modo di capire il lavoro che si stava facendo, che si svolgeva, perché io mi rivolgevo a lui quando aveva bisogno, quando aveva dei consigli. Lui mi ha sempre dato dei consigli sia sul lavoro, di come si doveva fare, ma anche come si doveva comportare al di fuori. Veramente è stato un grande maestro e per me è stato una è venuto a me un uomo che per me era un punto di riferimento e mi dispiace tanto e spero che mi ascolti anche lui, che sappia che io è stato un uomo che l'ho sempre ammirato. Rolando Levoni, stiamo parlando di Giulio Borsari, che è stato una grande persona. Io ho iniziato con lui nel 67 ed è stato il mio primo capo meccanico e dopo l'ho sempre seguito ai box e mi ha insegnato tanto. Volevo far vedere questo qui, che lui era il nostro presidente. Il club è nato 25 anni fa, avremmo fatto la festa a maggio, purtroppo ci ha lasciato prima. Ho fatto la prima gara con lui a Siracusa, in Sicilia, e poi siamo sempre stati assieme e mi ha insegnato tanto. Una persona corretta e nei nostri riguardi non possiamo dire niente, cioè, direi che è stato un ottimo personaggio. Lui era il capo meccanico dal 67 ed era responsabile della macchina di Clay Regazzoni al periodo degli anni 70 e diciamo che allora erano loro capo meccanici e noi meccanici che facevamo, diciamo, un po' la situazione, mentre adesso è tutta un'altra cosa. Ma lui è un personaggio che al box era ammirato da tutti, e cioè riconosciuto, ammirato e molto molto valido. La prima corsa l'ho fatta in maggio con lui, siamo andati a Siracusa. E siamo andati col camion, c'era l'autista e lui come secondo autista, e dava il cambio anche come autista del camion. E c'era Scarfiotti e Parks, e siamo arrivati primo ex equo e al ritorno altrettanto. Abbiamo fatto un piccolo viaggio sul traghetto dalla Sicilia a Napoli e poi ha ricominciato a guidare il camion a venire a casa. Era un factotum. Leopardi Gisberto, nato Maranello 14-1-31, in Ferrari dal 1947, protagonista dell'inizio di questa 125S, dopo 40 anni di Ferrari, in pensione. Possiamo dire che negli anni 60 la Maserati si è unita alla Ferrari ed è qui è nato il pensiero a Giulio Borsari, nostro capo meccanico sulle piste, negli anni 60-70.
è stata una perseverazione di quello che è stato il nostro lavoro, di gioia e di dolori. Un caro ricordo Borsari e della nostra generazione. Forza Ferrari, siamo i migliori nel mondo. Ermanno Cozza, direi di essere rimasto uno dei primi ad aver conosciuto il povero Giulio. Io sono entrato in Maserati nel 51, Giulio era già in Maserati da 6-7 anni ed era al reparto corse. Io ero stato adibito al centro controllo e Giulio veniva a far controllare al metalloscopio dei pezzi delle parti di motore che lui stava revisionando fra una corsa e l'altra, e lì è nata una stima, prima una stima reciproca, poi dopo si è trasformata in amicizia che è stata molto viva e molto sentita sino agli anni 57-58. Dopo Maserati si è ritirata dalle corse e Giulio hanno disfatto il reparto corse, anche Giulio ha dovuto andarsene ed è andato a lavorare alla Centro Sud con Mimmo Dei. Centro Sud gestiva parecchie vetture, erano le prime vetture con motore posteriore che montava dei motori Maserati e ogni tanto ci sentivamo: quel motore lì quanti cavalli è, lo posso utilizzare anche per la corsa eccetera eccetera, ci sentivamo. E poi dopo i primi anni 60-61 approdò alla Ferrari e ci siamo persi di vista per una ventina d'anni, però io lo seguivo tramite i giornali così, e mi faceva molto piacere, ero contento perché delle soddisfazioni che provava e soprattutto delle mansioni che poi avevo tenuto, era diventato capo meccanico, pertanto ero contento soprattutto perché era riuscito a realizzare il suo sogno. Lui, il suo sogno è sempre stato quello di poter essere qualcuno nella Formula 1. Lui amava molto le vetture monoposto, un po' meno le vetture sport, ma con le monoposto era molto attaccato. E Giulio, diciamo così, se vogliamo parafrasare la carriera di Giulio fra Maserati e Ferrari, dobbiamo fare riferimento alla scuola. Giulio ha fatto il liceo, ha dato l'esame di maturità in Maserati e poi dopo è passato all'università in Ferrari a Maranello. Ci siamo persi di vista per una ventina d'anni, come avevo detto, e poi mi ha cercato lui negli anni 86-87, che era da poco andato in pensione, perché aveva un progetto. E siccome che il nostro, oltre ad essere un rapporto di amicizia e di stima, era anche un rapporto di appassionati e di studiosi della storia dell'automobile, ma anche di tutte le marche, e mi parlò di un suo progetto che voleva sviluppare. Aveva incontrato un nostro corridore, il barone svizzero che aveva corso con Maserati ed era il presidente dell'associazione degli ancien pilot. E allora Giulio voleva impostare un club, un sodalizio per gli ancien mécanicien, come diceva lui. E abbiamo coinvolto anche altre persone, sia della Maserati che della Ferrari, ma soprattutto io e lui siamo andati dal notaio e abbiamo fondato l'associazione dei meccanici anziani Formula 1 il 14 di luglio del 1988. Questo qua è un libro che abbiamo realizzato io e lui nel ventesimo dell'associazione, e avevamo raggruppato un 30-35 persone fra meccanici anziani della Maserati e meccanici anziani della Ferrari. Ma le dico, Giulio, che sembrava una persona mite, molto quieta, aveva un carattere, molta personalità, e le dico, la lotta, diciamo così, che c'è sempre stata, la rivalità fra Maserati e Ferrari, era soprattutto anche fra noi uomini Maserati e uomini Ferrari, e lui ha sempre cercato di tenere l'ago della bilancia al centro, ha sempre cercato di smorzare qualsiasi discussione, ha sempre cercato mai una parola di più di traverso, è sempre stata una persona molto posata, era diciamo così, fra me e lui c'è sempre stato un feeling, le dico che io continuo ancora tuttora dopo 60 anni a frequentare, andare in Maserati, ho fatto il consulente per 22 anni e mi hanno festeggiato il 60esimo il 28 di ottobre del 2011, adesso vado il mercoledì pomeriggio e
mercoledì a Dietro, è passato di lì, che è venuto a prendere il caffè, abbiamo chiacchierato eccetera, e poi ho saputo che è stato ricoverato, lo sono andato a trovare subito e poi dopo ho saputo mercoledì sera dal suo figlio che purtroppo nel sonno il cuore aveva cessato di battere. Purtroppo io personalmente ho perso un carissimo collega, ma più che un collega, un vero amico, un appassionato, e come dico, nella nostra associazione lui voleva passare, perché quest'anno festeggiamo il 25esimo e lui si sentiva ormai un po' stanco, dice bisogna trovare della carne nuova, però ci vorrebbe uno abbastanza introdotto nell'ambiente, che conosca i giornalisti, perché Giulio, con la cosa che era stato in Maserati, che era stato parecchi anni in Ferrari, capo meccanico, conosceva tutti i piloti, aveva un certo ascendente anche su molti uomini della stampa. Noi per esempio l'anno scorso abbiamo avuto ospite in un nostro pranzo i cronisti attuali della Formula 1, abbiamo avuto ospiti tanti personaggi, tutti gli anni invitavamo dei personaggi diversi, e questo libro qua che abbiamo realizzato per il 20esimo 5 anni fa è un libro di tutte le fotografie di tutti gli ospiti che abbiamo avuto ai nostri pranzi e le nostre convention. Purtroppo c'ho un po' di magone, perché ho perso veramente un carissimo amico. Ciao Giulio.